tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Ponte Sasso ripartono i lavori di messa in sicurezza del torrente Rio Crinaccio, stamane sopralluogo del sindaco e assessore. A Lucrezia la puzza di letame invade il paese, su Facebook c'è chi si preoccupa per la salute, noi siamo andati a vedere e a sentire. Il comune non paga la ditta che ha fatto male l'asfalto, dopo i sopralluoghi a Bellocchi ripartono i lavori per sistemare la strada. Le mense scolastiche di Fano tra le migliori in Italia, lo dice un'indagine nazionale. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, sul canale 17 c'è l'informazione locale. Andiamo subito a Ponte Sasso, dove il sindaco Massimo Serico, l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanese, questa mattina hanno fatto un sopralluogo per vedere i lavori di ampliamento, di sistemazione, di messa in sicurezza di un torrente che però quando piove diventa un vero e proprio fiume in piena. Ponte Sasso, Rio Crinaccio, punto di disastrose esondazioni in passato e per questo fonte di preoccupazioni e notti insonni di tanti residenti e operatori turistici. A partire da domani, ora questo luogo vedrà la realizzazione di un'opera pubblica che potrà finalmente scongiurare ciò che in passato si è verificato. Il lavoro consente una uscita meno veloce dell'acqua e quindi evita in qualche modo l'esondazione. Il lavoro non sarà soltanto questo, ci sarà anche un nuovo ponticello che lo faremo largo 3 metri e questo consentirà, sarà utile anche per una prossima pista ciclabile che vorremmo realizzare qui nella zona per rendere ancora più bella, più attraente sia per i residenti ma anche per i turisti. Ciò che in passato ha creato danni alle spiagge limitrofe è stata la violenza con cui le acque si sono riversate in mare, aprendo un ampio delta e mangiando metri e metri di arenile fino a cancellare intere spiagge. Per cui metteremo dei massi in maniera tale da contenere da arginare l'acqua, ma soprattutto a proteggere il fondale in maniera tale che sia più efficace l'uscita e appunto si eviti questo effetto delta lungo la spiaggia. La stagione balneare entrante quindi vedrà finalmente una nuova morfologia di questo tratto di territorio, con una sicurezza maggiore per operatori turistici, quelli che vanno in spiaggia e anche i residenti. Lavori ultimati quindi entro l'estate. Molti di voi che risiedono a Lucrezia di Cartoceto nel Pesarese ci hanno telefonato per, o meglio, ci hanno segnalato un cattivo odore che c'è da diversi giorni e che invade un po' tutto il paese appunto di Lucrezia. Allora noi oggi siamo andati a vedere di che cosa si tratta, soprattutto a sentire di che cosa si tratta. L'irrigatore che vedete alle mie spalle, laggiù in fondo al campo, sta spargendo il biofertilizzante, il letame, del quale questo campo sta usufruendo come trattamento. Questo è un campo trattato a grano. Noi siamo ai confini con la vecchia ferrovia, siamo nelle campagne di Lucrezia. In questi giorni c'è stato un po' di così malcontento per questo odore che si sente, ma è tutto naturale. Questo è concime organico e bio e quindi questo sicuramente è molto meglio di un concime chimico, la terra ne usufruisce sicuramente in maniera più naturale e quindi insomma permettendo con un po' di pazienza tutti quanti e la nostra salute sicuramente ne gioverà. Siamo arrivati qui portati dalle lamentele di diversi residenti che con le loro telefonate direttamente alla nostra redazione hanno lamentato nei giorni il permanere di maleodoranti effluvi provenienti dal campo dove alcuni mezzi agricoli stanno irrigando la superficie. In alcuni momenti l'odore era così forte da dar fastidio alla respirazione, ci dice una signora vedendoci e uscendo di casa. Un detto recita: noi siamo ciò che mangiamo e spesso ciò che mangiamo proviene dai campi e i campi per produrre devono essere concimati, quindi ciò che finisce nei nostri piatti è anche parte di ciò con cui li concimiamo.
Allora, se bio è bello, se bio è sano e bio è buono, tutto deve essere naturale, compreso il concime. In questo momento stiamo distribuendo del digestato, degli impianti biogas che noi gestiamo e stiamo concimando dei cereali. Il miglior concime possibile? Io direi proprio di sì, perché ognuno di noi ha il suo stile per coltivare i terreni. Noi crediamo che non utilizzando concimi chimici sia l'ottimale, quindi teniamo a distribuire questo prodotto organico sul terreno, che tra l'altro è anche un ottimo fertilizzante, si sta dimostrando in questi anni. Questo male odore durerà poco? Quello che le posso assicurare è che è questione di qualche minuto, essendo un prodotto caldo, appena viene distribuito è questione di qualche minuto e poi l'odore sparisce. E dunque ci vorrà un po' di pazienza. E allora, vi ricordo, da Lucrezia andiamo a Bellocchi di Fano, dove qualcuno si ricorderà, abbiamo fatto qualche settimana fa, un servizio sulla strada, prima strada, una delle vie più importanti della frazione, dove il manto stradale era praticamente completamente rovinato. Questo a distanza di poco tempo dall'asfaltatura, dai lavori di asfaltatura. Ed è per questo che il Comune decise di non pagare la ditta che aveva effettuato i lavori. Noi oggi siamo andati a rivedere un po' la situazione e guardate. Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento dell'asfaltatura in via Prima Strada a Bellocchi da parte della ditta esecutrice dopo che erano stati rilevati problemi di tenuta del manto stradale. A seguito anche di diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti a Bellocchi, l'ufficio tecnico comunale, verificato con dei sopralluoghi che l'asfaltatura presentava diversi problemi in alcuni tratti di via Prima Strada, aveva sospeso il pagamento dei lavori alla ditta appaltatrice fino a quando non si fosse effettuato il corretto ripristino. L'ufficio tecnico del comune inoltre nei punti incriminati dove si presentava lo sfaldamento maggiore ha praticato carotaggi del manto stradale per effettuare le dovute valutazioni e individuare il problema che si è verificato. Da oggi quindi la ditta appaltatrice effettuerà l'intervento volto a risolvere le problematiche riscontrate in quella porzione di strada. La ditta a proprie spese sta ripristinando il manto stradale che si era rovinato in alcune tratte, in alcune zone, per cui oggi la viabilità su via Prima Strada è parzialmente più difficile perché appunto ci saranno questi lavori che dovrebbero durare uno o due giorni, quindi contiamo di riaprirla per il fine settimana. Le mense scolastiche di Fano sono tra le migliori d'Italia, lo dice un'indagine a livello nazionale. Il Comune di Fano ha partecipato al questionario nazionale di valutazione del menù nelle mense scolastiche istituito dal sito di Foundsider. Il rating premia il menù più equilibrato in base ai parametri delle linee guida della ristorazione scolastica e le recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'indagine non considera aspetti come il gradimento del pasto, ma la qualità, frequenza e varietà di alimenti proposti nei menù scolastici in base a questi parametri. L'esito del concorso è stato reso pubblico il 12 marzo. Fano, con il proprio menù, è considerato il quinto comune per qualità a livello nazionale. Questo è un bel riconoscimento per un servizio complesso. Sono circa 2.000 i pasti che ogni giorno portiamo in tavola attraverso le 9 cucine che il Comune di Fano gestisce e dall'altra è un risultato che ci permette anche di riconoscere alcuni passi in avanti importanti per quanto riguarda appunto la qualità non solo di quello che viene portato a tavola ma anche del menù e della cultura dell'alimentazione che sta alla base della regia che il Comune di Fano attraverso i propri uffici cerca di realizzare ormai da alcuni anni. Tutto questo ovviamente è un gran lavoro fatto negli ultimi 3 anni, quindi un duro lavoro e un ringraziamento va soprattutto alle commissioni mensa, quindi ai genitori, agli insegnanti, agli educatori e per ultimo ai cuochi e agli addetti di distribuzione mensa.
Terzo e ultimo incontro venerdì alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna per parlare di turismo e ci sarà niente meno che il professor Guido Guerzoni, che è docente all'Università Bocconi di Milano. Si chiude con Guerzoni e la tappa dedicata agli eventi e manifestazioni, l'ultimo dei tre appuntamenti di strategie e strumenti per lo sviluppo turistico della città, il percorso di lavoro e approfondimento promosso dall'Assessorato della Cultura e Turismo che sabato 18 marzo dalle 9 alle 13 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna sarà dedicato al tema turismo ed eventi. Al tavolo dei relatori siederà infatti l'economista della cultura, il professor Guido Guerzoni, docente di Museo Management all'Università Luigi Bocconi di Milano. Fano è una città molto viva, molto attiva, piena di iniziative. Si tratterà di cercare di comprendere quelle che fanno bene alla città, nel senso su cui investire e potenziare. Se manca qualcosa, come sicuramente sarà, perché evidentemente siamo in un processo di perfezionamento delle cose che si fanno, ma soprattutto grazie all'aiuto di Guido Guerzoni, che è un docente di queste cose alla Bocconi di Milano, ci darà, come abbiamo fatto con gli altri due interlocutori in passato, una panoramica con occhi esterni che studia la nostra realtà da fuori con competenza per indicarci suggestioni, propositi che verranno messi a confronto con la gente. L'imperativo è dimenticarsi delle ampollose lezioni accademiche, quella di Guerzoni, professore alla Bocconi dal 1996, collaboratore RAI e protagonista di numerosi convegni e master, sarà una carrellata di spunti, esempi, numeri, una girandola di suggestioni e suggerimenti per Fano. Riguardo la notizia di ieri sul funerale dell'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una fabbrica di Bellocchi di Fano nel servizio che riguardava le esequie, abbiamo detto erroneamente che non era presente nessun rappresentante dell'azienda Profilglass. In realtà al funerale di Morris Furlani erano presenti i titolari Silvia e Stefano Paci. Inoltre l'azienda si è fermata per un quarto d'ora alle 15 di ieri per ricordare il collega scomparso e ha concesso ai dipendenti che hanno partecipato al funerale, circa 150 persone, un permesso retribuito. Questo è quanto, naturalmente, per ristabilire la verità dei fatti. Ci scusiamo con l'azienda e soprattutto con voi telespettatori. Il telegiornale finisce qui. Grazie per aver scelto Fano TV. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. A voi tutti l'augurio di una buona serata.